Angelo Picone, felice notte. Questa notte questa notte desideravo farmi sentire dal popolo di Dio con tutto il cuore, lo desideravo. E volevo parlarvi della parola del Signore. In Isaia 54. Per accorciare ogni cosa, perché è molto tardi, vi prego di pregare insieme a me, chi è ancora sveglio. Senza affaticarvi, in ginocchio davanti alla presenza del Signore. Ai piedi di Gesù. Padre Santo, Dio d'amore, anche stasera vogliamo venire ai piedi del tuo figliolo Gesù per porre tutti i nostri problemi
le nostre angustie, le nostre difficoltà. Li vogliamo presentare a te come profumo soave a te gradito. Tutti insieme, fratelli, sorelle, amici, lontano e vicino, da una parte all'altra al mondo, tra confini, mari, oceani e montagne. Tramite questo programma internet siamo qui collocati attraverso la visione del tuo figliolo Gesù Cristo. Qui, tutti insieme, e vogliamo portare tutto ciò che ci affanna e ci duole e ci dà problema. Padre, accogli la nostra supplica e soprattutto guariscici, purificaci e donaci il tuo Spirito Santo per andare avanti con dignità e con amore, secondo la tua volontà. Grazie, Padre, per questo prezioso tempo che tu adoperi vicino a noi. E stasera, Padre, ti preghiamo, vieni, affrettati a venire, perché desideriamo tanto che tu sia vicino a noi. Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo con tutto il cuore e l'animo che tu ci hai messo del tuo Spirito Santo in noi. Grazie, Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, cari nella grazia. Chi ha avuto qualche solletico così come il mio? Se qualcuno ha avuto qualche solletico nel viso o nelle braccia o nelle gambe o dappertutto il corpo, questo è il segno che c'è qualcosa che non va nella vostra personalità, nel vostro spirito, o qualsiasi tipo di distonia che si affretta a scaricare da sola. Cerchiamo di andare ai piedi di Gesù e farla scaricare ai piedi di Gesù, così non fa danno sulla nostra personalità. Perché se scarica ai piedi di Gesù, questo scarico sarà ripulito da Gesù e del Dio Onnipotente, che sta sempre allerta ai suoi figli. Adoperatevi questo sistema perché avrete tutto da guadagnare. Soprattutto guadagnerete la vostra salute e tutto quello che concerne su di voi. Con questo, per non allungare molto questo video, diamo adesso possibilità di leggere la parola del Signore in Isaia 54. Bene,
Questo capitolo è intitolato L'avvenire glorioso di Israele. E dal primo versetto dice: Esulta, o sterile, tu che non partorivi. Da in grida di gioia e rallegrati. Tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi. Dei figli di colei che ha marito. Dice il Signore. Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione. Senza risparmio. Allunga i tuoi cordami. Rafforza i tuoi picchetti, poiché ti spanderai a destra e a sinistra. La tua discendenza possederà le nazioni. Popolerà le città deserte. Non temere, perché tu non sarai più confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire. Ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza. Non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza.
Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata. Il cui spirito è afflitto. Come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Per un breve istante io ti ho abbandonata. Ma con immensa compassione io ti raccoglierò in un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia. Ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore. Avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più, anche se i mondi si allontanassero. E i colli fossero rimossi. L'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sopra zaffiri. Farò i tuoi merli di rubini. Le tue porte di carbonchi. Le tutto il tuo recinto di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. E grande sarà
la pace dei tuoi figli. Tu sarai stabilita fermamente mediante la giustizia. Sarai lontana dall'oppressione perché non sarai niente, non avrai niente da temere. E dalla rovina perché non si accosterà a te. Ecco. Potranno fare alleanze, ma senza di me. Chiunque farà alleanza contro di te cadrà davanti a me. Ecco, io ho creato il fabbro, egli soffia nel fuoco sui carboni e forge uno strumento per il suo lavoro. Io pure ho creato il devastatore per distruggere. Nessun'arma riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore. La giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Fin qui la parola del Signore. Questo capitolo è un capitolo meraviglioso. Su una melodia dell'avvenire del popolo di Israele che noi abbiamo fatto come innesti messi in questo grande popolo le benedizioni. Parlano di noi. Verso il popolo di Israele e tutti quelli che fanno parte, perché Dio attraverso questa parola parla del suo numeroso popolo che cresce a smisura, molto elevata. E qui attraverso questo testo l'avvenire glorioso di Israele e parla proprio di noi, un avvenire che si è manifestato attraverso generazioni e generazioni che siamo gli ultimi innesti attraverso la onda della venuta di Gesù Cristo sulla terra e noi
che abbiamo creduto a Lui, siamo stati innestati in questo grande popolo di Israele che facciamo parte attraverso il sangue di Gesù. E qui dice dal primo versetto: esulta, o sterile, tu che non partorivi, grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. In questo primo versetto il Signore, attraverso il profeta o la persona che ha fatto scrivere queste parole, siamo coerenti che quella generazione che non partoriva e si era rammaricata che era sterile, il Signore l'ha benedetto oltremodo più di quelli che partorivano e facevano anche delle cose contro le sterili, come dire: oh, che popolo che sei, ti stai autodistruggendo, sei diventata sterile, non partorisci più. Quanti discorsi a volte si fanno per un popolo che è caduto nella disgrazia oppure nelle infecondità della generazione. E a volte vediamo che più dispetto si fanno a questi popoli o a queste persone che non partoriscono, e più il Signore vede il loro pianto, la loro disperazione, e mentre loro pregano e digiunano e fanno castità attraverso questi pianti di dolore e di dispiacere, il Signore li benedice e li moltiplica più di quella che partoriva. Magari partoriva una volta, due, poi si fermava e non partoriva più, perché è subentrato la parola del Signore dicendo che o tu sterile, che tu ti rammaricavi che eri sterile, che non godevi di questo gioiosa di partorire, ora diventerai una moltitudine come le stelle del cielo e la sabbia del mare. E qui dice che poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. A volte chi è sposato, tranquillo, felice, che è in fecondità con la moglie e partorisce il primo figlio, il secondo, e poi si ferma. Invece quella che è stata abbandonata a se stessa, quella famiglia, riproduce di più ancora e non si ferma mai fino alla volontà del Signore, e il popolo cresce di più. Tra quel popolo che era abbandonato si moltiplica più di quello che era, come dire, autosufficiente su questo campo della moltiplicazione dei figli e della moltiplicazione del popolo che diventava ancora più ridotto, altresì di quello che era abbandonato. E qui vediamo nel secondo versetto, dice: allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione, senza risparmio
allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti. Perché il Signore dice allarga le tue tende e si spiegano i teli della tua abitazione? Perché? Perché gli dice allarga i tuoi picchetti? Perché allargando la tenda, allargando e rafforzando i picchetti, avviene una tenda più robusta e più larga e potrà ospitare l'abbondanza dei figli che verranno a questa grande famiglia che è il popolo di Dio. E qui vediamo come il Signore benedice il povero, l'abbandonato e chi dà il cuore a Dio in un modo o nell'altro, si piega nella speranza e nel perdono del Signore perché è grande e misericordioso è la bontà di Dio quando vede qualcuno che si prostra a Lui in un modo o nell'altro. Non ci sono cose scritte che dicono come si deve piegare l'uomo o la donna nella volontà di Dio. Basta anche un cenno, oh Dio, perdonami. È autosufficiente questo. Non c'è neanche bisogno di accovacciarsi a volte in ginocchio, perché Dio già vede dentro l'esistenza del nostro a Lui. Allora, maestà, Lui vede il cuore puro che si inclina a volerlo esaltare con benedizioni, con inni, canti, fino alla fine. Questo è quello che il Signore vuole per chi è nella disperazione, per chi è nella solitudine, per chi è nella malattia. Non abbandoniamoci mai nell'essere in contatto con il Signore, pregarlo e manifestare il nostro amore per Lui. E qui dal terzo versetto dice, poiché ti spanderai a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Avete compreso, tramite questa abbondanza di figli che il Signore gli dà a questo popolo che era abbandonato, che si moltiplica così numeroso, che si allargherà a destra e a sinistra, si spronerà in tutte le regioni circostanti e si impadronirà dei popoli circostanti e la di sua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Vedete, non solo Dio ha benedetto questo popolo misero che non partoriva e non aveva più speranze, non solo lo ha benedetto e l'ha fatto moltiplicare, ma gli ha dato forza, gli ha dato sicurezza e potenza e moltiplicazione che possa manifestarsi sia a destra che a sinistra in tutte le regioni circostanti e avere tutti i popoli in tutte le regioni del deserto sotto il suo dominio. E qui lo dice chiaro, la tua discendenza possederà
possiederà le nazioni e popolerà le città deserte. E dal quarto versetto dice: non temere, perché tu non sarai più confusa. Non aver vergogna, perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza. Non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza. Non si ricorderà i tempi dell'afflizione questo popolo, non si dimenticherà della vedovanza che era rimasta sola, senza più un numeroso popolo, rimasto umile, rimasto sterile. E questa sterilità il Signore gli ha dato fecondità, moltiplicazione dei figli di questa sterile dell'abbandonata, e l'ha fatto diventare gioiosa, che non aveva più vergogna e non arrossiva più per quel problema, che si sentiva in difetto della sua vedovanza nel popolo che abitava anteprima e ne gioiva a testa alta, e il Signore li ha benedetti. E qui vediamo come nel quinto versetto dice: poiché il tuo creatore è il tuo sposo, e il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Perché il Signore, oltre a queste benedizioni che gli ha dato, come avete potuto ascoltare e sentire, li ha benedetti oltremodo. Ha fatto modo, poiché il Creatore è il suo sposo, addirittura Dio ha sposato questo popolo. Vedete come avviene un ingranaggio con l'amore che c'è, che si matura tra il popolo e Dio. E questo avviene tra noi e Dio. Se noi lo rispettiamo e lo lodiamo e lo benediciamo, Dio manifesta su di noi un patto di esultanza, un patto che ci coprirà dalla testa ai piedi nell'avvenire dei nostri giorni futuri, e ci darà quella gioia di essere i primi nel mondo. E qui ci dice che ha fatto questo: poiché il tuo creatore è il tuo sposo, e il suo nome è il Signore degli eserciti, è il tuo Redentore, è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Vedete, oltre a quel beneficio che ci ha fatto alla desolata, alla sterile, e l'ha fatto fecondare, gli ha dato una moltiplicazione di tutti i figli, che ha moltiplicato quella zona, quella regione e quel grande estesa a destra, a sinistra, in tutti i punti della regione di quella zona, e ha fatto di sé e di tutta quella zona un dominio per il Signore. E il Signore è diventato lo sposo di questo popolo. E qui vediamo, dal sesto versetto dice: poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, poiché la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il Signore. Vedete, il Signore sempre la richiama come la donna abbandonata, il popolo abbandonato da tutti, perché era un popolo diventato alla schiavitù. Noi ricordiamo come ha sofferto questo popolo
nel deserto, come ha sofferto sotto le angurie dell'Egitto, come ha sofferto in tutti i sensi, come gli egiziani li hanno veramente sottomessi a schiavitù, a lavori duri, a lavori potenti che anche cercavano di dimezzare i figli degli Israele, cercavano di ucciderli, i maschi li buttavano nel fiume. Noi vediamo quando questa generazione ha sofferto e più buttavano i figli degli Israeliti nel fiume, vediamo che i figli israeliti partorivano di più e il numero dei figli degli israeliti si moltiplicava di più degli egiziani. E noi vediamo che gli egiziani usavano questo metodo, che così almeno dimezziamo, se c'è qualche guerra non sorgeranno su di noi e ci distruggano. E noi vediamo come il faraone cercava di distruggere il popolo e di annientarlo, ma più cercava di annientarlo e questo popolo il Signore lo moltiplicava, lo faceva più fecondo. E noi vediamo qui come dice, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Vedete, come quella sposa che è stata ripudiata è diventata la maestà del Signore. E dal settimo versetto dice, per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. Vedete, c'è stato un periodo che il Signore non si faceva sentire in questi popoli che vivevano proprio nella solitudine. C'è stato un breve e lungo tempo che non si sentiva più, non si sentivano profezie, non si sentivano cose, perché il Signore è come se avesse fatto un tragitto di isolazione attraverso il suo popolo. È come se, dice quella donna, io ti abbia dimenticate, come se Dio ti abbia abbandonata per un istante, perché il Signore il tempo è illimitato. No, noi 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, 100 anni, per noi sono 100 anni, ma per il Signore è come un giorno, come un'ora. Dio in un istante fa tutto. Ecco perché il tempo per noi è limitato e per il Signore il tempo è limitato. E qui vediamo come dice, per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò, perché dopo che il Signore l'abbia abbandonata ai lavori, alle cose forzate di questo popolo, come dire, in miseria, in povertà e in schiavitù, ma il Signore vediamo che viene di nuovo e rafforza il cuore di questo popolo abbandonato. E qui dice, in un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore. A volte anche il popolo sbagliava, anche a volte il popolo sbagliava e il Signore aveva dei momenti di ira per questo popolo dal collo duro, che era con un cuore di pietra, e il Signore a volte in quei momenti il Signore si ritirava la faccia di questo popolo, vedeva che questo popolo andava a prostrarsi in
tutti gli idoli che si creava di pietra o di qualsiasi tipo di genere, di legno o di bronzo o di ferro o d'oro. E il Signore lasciava a se stessi questo popolo e si allontanava. Ma vediamo che dice, in un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Dio. Per un istante che per il Signore e per noi è potuto stare anche 100 anni, è potuto stare anche 200 anni, non si può calcolare l'istante di Dio, ma per quell'istante che Dio ha abbandonato questo popolo, questo popolo ha sofferto molto e noi vediamo come questa sofferenza del popolo, attraverso questa sofferenza di nuovo si avvicina alla fede di Dio e il richiamo della bontà del Signore e con le preghiere e con i profeti che cercavano di portare il popolo a Dio, Dio di nuovo, dopo quell'istante per lui, si china di nuovo e dice in un accesso d'ira, ti ho per un momento nascosto la mia faccia. Glielo dice, glielo fa dire dai profeti che lui aveva comunicazione con loro. E dice per un istante, per un accesso d'ira, ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te. La compassione, il popolo che piange e si prostra davanti a Dio e vediamo che la clemenza del Signore si china davanti a questo popolo di nuovo e lo benedice e ha pietà di loro, dice il Signore, il tuo Salvatore. E dal 9° versetto dice, avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non rivolgermi più contro di te, di non minacciarti più, anche se i mondi si allontanassero e i colli fossero rimossi. L'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di te. Vedete, dopo questo grande allontanamento per il popolo che soffriva, e per quell'istante che il Signore è il suo tempo, Dio ritorna a mostrare il volto del suo popolo ai profeti e fa dire che da ora in poi non mi allontanerò mai più e non ti castigherò più come fu ai tempi di Noè, che ho fatto devastare con le acque la terra. Non ci sarà più questo castigo e non neanche per voi. Questa è una promessa che il Signore fa a questo popolo che era ritornato a Dio attraverso pianti e stridori di denti. E noi vediamo come il popolo si avvicina. E Dio promette, anche se i mondi si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amor mio non si allontanerà da voi, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di te.
del popolo eletto che sempre si avvicina all'amor di Dio. Vedete, quando il popolo si avvicina a Dio, Dio stende le sue braccia e benedice il popolo. Quando il popolo si allontana da Dio, Dio si allontana da loro e non lo guarda e non si fa sentire da nessuno. Il popolo resta da solo e piange a dirotto e anche a castighi del Signore. E noi vediamo che i castighi del Signore si fanno sentire molto amaramente. E qui vediamo, dall'undicesimo versetto dice, o afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco io incasserò le tue pietre nel demonio e ti fonderò sopra zaffiri. O afflitta, dice, a la donna che non poteva avere figli, che era trattata come una sterile. Vedete, la feconda, la moltiplica, gli dà tutte le terre circostante di dove abitava, la fa dominare in tutte le nazioni e gli promette anche che sarà con loro il suo viso, la sua faccia sarà sempre vicino a lei, che sarebbe il popolo che era afflitto a quell'epoca. E queste parole sono anche per noi, perché se questo popolo va facendosi numeroso, fino a oggi che si è fatto molto grande, grandissimo, e noi vediamo l'evoluzione di questo mondo, come è cresciuto, e noi che ci stiamo avvicinando a Lui attraverso la preghiera, attraverso la parola, ne siamo ripieni di Spirito Santo, ripieni della sua gioia, e Lui ci benedice notte e giorno, perché si è commosso il Signore per queste benedizioni elargite da ognuno di noi, che ci apprestiamo a dargli gloria, onore e potenza. E dal dodicesimo versetto dice, farò i tuoi merli di rubini e le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziosi. Vedete, fonderà sopra i zaffiri e farò i tuoi melli di rubino e le tue porte di carbonchio. E proprio le porte, i recinti di dove sono le abitazioni, noi vediamo che in questi giorni possiamo dire abbiamo quella profezia che il Signore ha fatto dare in questa parola dal suo servo. È vero, siamo in abitazione di calcestruzzo, in cemento, siamo in abitazione con le stufe, abbiamo l'elettricità, abbiamo l'acqua corrente, abbiamo ognuno una stanza o un appartamento dove vivere. Viviamo nella gioia e nella gloria di Dio, come profetizza in questa parola il profeta che addice a questo discorso dell'avvenire, perché questo capitolo si addice al glorioso del popolo di Dio, di Israele, una fecondità per tutto l'universo. E qui dice, dal tredicesimo versetto, tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà
la pace dei tuoi figli. Vedete, tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e tutti i tuoi figli avranno la pace del Signore, la benedizione del Signore, la grandezza del Signore e la potenza di Dio sarà il loro. Lo dice qui, e grande sarà la pace dei tuoi figli. E noi possiamo essere onorati di questa grande moltitudine che si è formato il mondo attraverso generazioni e generazioni, e noi vediamo che questa parola è per noi e noi dobbiamo essere onorati se accettiamo di servire il Signore come Lui vuole. Io spero che tutti quanti da stasera in poi, anzi da questa notte in poi, diamo gloria a Dio come un solo uomo, alla potenza di Dio. Notte e giorno esultiamo la gloria di Dio in inni, cantici e tutto quello che il nostro cuore può smuovere attraverso lo spirito che Lui ci mette vicino. E qui dice dal 14° versetto: tu sarai stabilita fermamente mediante la giustizia. Sarai lontano dall'oppressione perché non avrai niente da temere e dalla rovina perché non si accosterà a te. Vedete, dice, oltre a tutto questo che ti ho dato, tu sarai stabilita, ti stabilirai in tutte le regioni del mondo, sarai la padrona, sarai l'erede universale, perché dice tutto quello che è mio è tuo, dice il Signore. Il Signore dice venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Lo dice bene in tutta la sua parola. Perciò non stiamo lontani dal pascolo di Dio, dal pascolo che è pastore divino. Il Redentore è venuto in questo mondo 2020 anni fa, è venuto a dare la sua vita per ognuno di noi e ci ha dato questo pregio di appartenere all'esistenza divina di Dio. E qui veniamo dal quindicesimo versetto, dice, ecco, potranno fare alleanza, ma senza di me. Chiunque farà alleanza contro di te cadrà davanti a me. Vedete, anche se altri popoli faranno alleanza tutti uniti per devastarti, loro cadranno davanti a me, dice il Signore. Perciò questo popolo non ha niente da temere e noi vediamo quante angherie hanno fatto fino a ultimi giorni all'Israele. Noi vediamo che la volevano bombardare con le bombe aeree che arrivavano là e lanciavano bombe a raffiche anche. Hanno avuto la potenza di poterla distruggere attraverso queste bombe e tante altre cose, segregarle in tutti i modi e distruggere. Hanno provato anche a distruggere il popolo con le camere a gas, anche con i forni crematori. Hanno fatto tanto per questo popolo per portarlo a morte, ma non ci sono riusciti perché il Signore era la potenza di tutto l'universo e copriva questo popolo e più cercavano di annientarle, più questo popolo si moltiplicava e noi lo vediamo, come dice, ecco, potranno fare alleanza, ma senza di me.
perché questi popoli che si riunivano erano senza Dio e dovevano fare sempre i conti con lui. Chiunque farà alleanza contro di te cadrà davanti a te. Vedete, quando arrivavano che facevano guerra a questo popolo, questi popoli cadevano davanti al popolo di Israele. E noi vediamo quando hanno sofferto questo popolo, ma sono stati all'ultimo più che vincitori. E qui dice dal 16° versetto, ecco, io ho creato il fabbro, egli soffia nel fuoco sui carboni e forgia uno strumento per il suo lavoro. Io pure ho creato il devastatore per distruggere. Anche che questi popoli che si riunivano e facevano alleanza contro Israele, contro il popolo di Dio, e avevano armi, forgiavano armi a tutte quantità e facevano modo di poterlo distruggere, ma il Signore sempre annientava tutte le loro architetture, tranelli e tutto quello che cercavano di fare contro questo popolo veniva devastato, dice il Signore. Io pure ho creato il devastatore per distruggere questi nemici, dice il Signore. E dal 17° versetto dice, nessun'arma fabbricata contro te riuscirà, ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore. Vedete, nessun'arma sorgerà contro questo popolo, perché questo popolo è la bontà di Dio, è stato benedetto come la sposa di Dio e nessun'arma potrà distruggerla. Qualunque arma forgerà il fabbro contro questo popolo, nascerà un devastatore, dice Dio, che distruggerà quest'arma e distruggerà tutti i popoli che andranno contro questo popolo di Israele. Questa eredità dei servi del Signore. La giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Vedete, tutto quello che il Signore ha fatto a questo popolo è stato meraviglioso, anche che questo popolo è stato devastato. È stato condannato, è stato bruciato, è stato bombardato, è stato depresso, è stato anche messo nei forni clamatori, è stato anche messo nelle sedie elettriche e tante altre cose, ma questo popolo è stato sempre il vincitore e sempre sarà il vincitore. Noi vediamo come questo Israele sta sbocciando in un'attività ancora meravigliosa. Tutti i fiori, le rose vengono da Israele. E quel deserto che non sembrava a tutti i popoli che non produceva, adesso produce più attività di tutti gli altri popoli. Noi vediamo come il Signore fa sorgere da quei terreni sterili fonte di acqua viva che abbeverano tutti quei giardini che sono nati nell'orizzonte di Israele. E noi vediamo che il Signore benedice questo popolo notte e giorno, perciò nessuno sorga contro questo popolo che è la sposa di Dio, dice il Signore. E questo è un grande privilegio appartenere a questo popolo, perché questo popolo è la sposa di Dio e chiunque può far parte di questo popolo dando il cuore a Gesù. Ora a te, sorella, fratello, questa lettura è finita di questo capitolo e
E il Signore ci ha dato una speranza, una gioia meravigliosa a tutti quanti che abbiamo fatto stasera, anzi questa notte, questi momenti di preghiera, di lettura, di esultanza, devozione a Dio. E adesso non ci resta altro che pregare per la benedizione della notte, che Dio ci benedica a tutti quanti. Vi invito tutti quanti, chi è sveglio ancora, di venire in ginocchio ai piedi di Gesù. Alleluia. Gloria a te, Padre. Padre Santo, Dio d'amore, giunto a questo momento, vogliamo lodarti e benedirti. Vogliamo dirti grazie per quella gioia che tu hai messo nei nostri cuori questa notte attraverso questa lettura. Come tu ci hai benedetto e ci doni sempre più benedizione, ci doni sempre più allegria, maestà e potenza dall'alto. Padre, ancora questa notte ti diciamo grazie per tutto quello che tu ci doni attraverso la tua bontà e la tua misericordia. Grazie ancora come ci hai aperto gli occhi, il cuore e la mente, come ci hai purificato da ogni malattia, da ogni difficoltà. Grazie, Padre, per questo ti vogliamo onorarti e benedirti tutti i giorni della vita che tu ancora ci lasci in questa terra e più in quando saremo lì con te, con la maestà del tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie Padre, e questa notte ti vogliamo dire grazie ancora per tutto quello che farai per tutti i tuoi figli e ancora per le nostre famiglie che sono ancora inconvertite. Padre, benedici anche loro che possano piegare le ginocchia e dirti lode. A te Padre. Ti ringraziamo Padre ancora per questa gioia e ti vogliamo mettere davanti tutti insieme, tutti gli ammalati del tuo popolo. Ovunque ci sia un ammalato, Padre, stende la tua mano e curali. Donagli quella gioia, quell'amore, quella sicurezza, quella felicità che tu desideri dare ai tuoi figli, agli ammalati, ai carcerati, alle vedove, agli anziani, ai bambini, ai senza tetto, a tutti quelli che sono in questo momento senza lavoro, Padre. Stendi la tua mano, Padre, e donagli un lavoro. Aiutali, Signore, sostienili e portali avanti, Signore. Benedici ancora il terzo mondo, Signore, dove c'è scarsitudine di acqua, dove c'è scarsitudine di cibi, dove c'è scarsitudine di tutto quello che concerne la vita. Signore, aumenta tutti questi popoli che possono avere la tua grazia divina. Sì, Signore, ancora, Padre, non ti dimenticare di ognuno di noi, ancora per questa notte, di donarci un sonno tranquillo, nella pace tua, Signore, fai che possiamo vivere nella felicità eterna insieme a te, Padre, attraverso queste notti che facciamo di sogni felici, essendo vicino a te, Signore. Grazie, Padre, per questa sensazione d'amore, di potenza, di grandezza che tu ci hai donato. Oh, buon Padre Celeste, ancora allunga le tue mani su di noi e dacci quella meravigliosa gioia che ci hai promesso attraverso tutta questa serata. Signore, che possiamo avere ancora quell'istinto che domani mattina
ci sentiamo tutti bene, in allegria e nella felicità, Signore. Ti preghiamo e ti lodiamo per questa sensazione di amore che tu ritieni in noi. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, Padre Celeste, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Benedico. Oltremodo. Non finirò mai. Di benedire. A tutti.
tutti coloro stesso nome. Alleluia, cari nella grazia. La pagina si è riempita. Anche questa volta la pagina si è riempita. E noi sappiamo cosa vuol dire quando si riempie la pagina. Dobbiamo subito chiuderla, salvarla, chiuderla e farne un'altra se vogliamo scrivere di nuovo. Vedete, l'abbiamo salvata, abbiamo fatto una pagina nuova e lui, il microfono, comincia di nuovo a scrivere. E così è la nostra mente. Se noi non vuotiamo
tutto quello che ci fa male dentro la nostra mente, nel cervello e nel cervelletto, non produciamo più, diventiamo stressati, ci fa male la testa, l'emicrania, non dormiamo più la notte bene perché abbiamo degli incubi, delle difficoltà. Questo è ciò che la natura ci dice attraverso Gesù. Possiamo scaricare tutto quello che ci rode a noi. E noi vediamo che tutto ciò che ci rode in noi, la natura attraverso i piedi di Gesù possiamo scaricare tutti i nostri peccati, le nostre difficoltà. Senza questo scarico noi saremo come questa pagina che si è riempita. Non produciamo più, siamo disattivati, senza una meta. Non comprendiamo ciò che dobbiamo dire, dobbiamo fare, niente, siamo nulla. Perciò vi prego, andate in ginocchio davanti alla presenza di Gesù. Portateci tutti i vostri difetti, le vostre angustie, le vostre malattie, le vostre difficoltà, portatele a Lui e Lui li scaricherà al nostro Padre Celeste, Dio d'amore. Vedete com'è bella la natura di Dio che di nuovo diventiamo attivi, il Signore ci cambia persino il cuore. Da un cuore di pietra ci dà un cuore di carne, dove il sangue fuoriesce e cammina con una velocità ancora più veloce, i comandi funzionano ancora più migliore e ogni cosa diventa più splendente, perché Dio dice: dal vostro cuore di pietra lo cambierò e vi metterò un cuore di carne che pulsa ancora più veloce. E qui nella sua parola ci dice chiaro: chi viene a me, io non lo butterò fuori. Perciò andiamo a Gesù e prostriamoci a Lui notte e giorno, cari nella grazia, per questa sera abbiamo finito per questa notte, perché è molto tardi e non vorrei disturbare più nessuno. Se Dio volendo, domani ci sarà un altro medio, se Dio ci darà questa pienezza di poterlo fare. Io ogni cosa lo metto davanti ai piedi di Gesù. Ogni cosa, perché ogni cosa che si mette davanti ai piedi di Gesù viene benedetto da Dio e da Gesù. Adesso io vi abbraccio come Gesù abbraccia me, mi stringo tra le mie braccia e vi cullo come Gesù culla me, e quattro baci, uno, due, tre e quattro, per ognuno, quattro baci per ognuno. E vi dico che vi mando il mio doppio spirito a ognuno di voi, chiunque lo può prendere e farlo suo. Ricordatevi che senza
la presenza di Gesù, anche il mio spirito non funziona a nessuno. Perciò prima mi dovete piegare le ginocchia davanti a Gesù, lodarlo, benedirlo, e poi questo spirito che vi mando diventerà su di voi e voi sarete ripieni come un fiume che scorre. Addirittura da voi uscirà un fiume d'acqua viva che abbeverà gli altri. Dio ci benedica, da fratello Angelo Piccone, e vi ama con tutto il cuore. Buonanotte.